Welcome back. Allora, aprite bene gli occhi, ma preparatevi a aprire bene le orecchie, perché il prossimo protagonista di Little Big Show ha solo 10 anni, viene da Campochiaro, che è in provincia di Campobasso, ed è un fenomeno. A fare che cosa? Lo scopriremo insieme. Si chiama Francesco Scarselli. È un piacere conoscerti. Anche per me, Jerry. È un piacere. Tu non lo sai, ma io sono un tuo ammiratore. Io ho visto il tuo provino. Io ero chiuso in camerino a vedere le tue prove quando ti esercitavi qui. Eri da solo in studio ed era una cosa meravigliosa. Perché avrete capito che questo ragazzo sa suonare questo che è una... Fisarmonica diatonica. Detta anche? Organetto. Organetto. Da quanti anni lo fai? Io ho iniziato a 6 anni e oramai sono 4 anni che suono. Insomma, ne ha 10. Il tuo papà è qui con noi e quel signore là. Buonasera, che grande papà! Saluta il microfono. Sì, buonasera a tutti. Che simpatico il tuo papà. Senti, vieni tutte le puntate, così io sembro più magro, va bene? Sì. Ok. Però... stai attenta alla bambina vicino, perché la stavi soffocando prima. No, veramente è la mia sorellona. E allora stai attento doppiamente, perché è la sorellina. Signori, soliamo intanto. Sei veramente un bel ragazzo e sei simpatico, ma soprattutto dobbiamo avere rispetto di Francesco, perché siamo di fronte ad un ragazzo, ad un bambino, chiamatelo come volete, a 10 anni ha vinto il campionato del mondo. Nella sua categoria. Adesso ci spiegherà in quale categoria, perché poi si va per età, penso, no? Sì, mi sono classificato prima assoluto nella mia categoria al campionato mondiale del 2015. La tua categoria è quella fino a? 10 anni. Invece nel 2016 era fino a 13 anni. E lì sei arrivato? Era sempre prima assoluto. Hai vinto tu. Primo assoluto di categoria nella A, nella B, quindi se vai avanti così vinci tutto tu. Allora, per farvi vedere quando si è appassionato, quando aveva 6 anni, abbiamo un filmato. Vediamolo insieme. Grazie, Giovanni. No. Ti fa ridere vederti... Va, col cappuccio, perché c'era freddo anche. Ride, perché era più grande la fisarmonica di lui adesso... Abbiamo organizzato una esibizione da brivido. Guardate, io ieri quando lo guardavo nel buio col suo strumento avevo la pelle d'oca. Ma prima facciamo un po' di virtuosismi. Facci sentire una cosa così, giusto per riscaldamento. Sì, ti faccio ascoltare un brano preferito. Qual è? Dimmi il titolo. Il valzer in 12 ottavi. Ah, sentiamolo. È una meraviglia! Grazie. È una meraviglia! Come si chiama tuo papà? Gaetano. Gaetano, io te lo rubo, lo metto a casa come se... Adesso guarda, io so già cosa dicono i più giovani. È uno strumento da vecchi, è una cosa... Innanzitutto, una cosa è essere vecchi, è una cosa è amare e rispettare la tradizione. Questo dovete impararlo. È un'altra cosa. Ma... guardate che in tutte le composizioni dei cantanti moderni, giovani, c'è la fisarmonica. Ad esempio c'è anche in un brano di Alvaro Soler. Qual è quel brano lì? Sofia. Sentiamo. C'è un grande personaggio innamorato della fisarmonica, si chiama Adriano Celentano. In un suo 45 giri, un grande successo, io penso alla sua più bella canzone d'amore che si intitola Storia d'amore, quella che faceva io l'amavo, l'odiavo, quella lì, quella bellissima, ha voluto
quando la fisarmonica non andava più di moda, un assolo del grande maestro Mario Battaini all'interno del 45 giri. E adesso lui ce lo fa sentire. Vai. Io l'amavo, l'odiavo, l'amavo. Vieni qua. Bravo, bravo, bravo. È uno spettacolo. Bravo Gaetano, viva la famiglia. Ma adesso, signori, è il momento dello spettacolo che vi ho preannunciato. Sarà un momento da brivido, una delle più belle esibizioni alle quali abbiamo assistito quest'anno. Il maestro si chiama Francesco Scarselli. Il nostro Francesco è pronto e adesso ci farà ascoltare uno dei più grandi classici della musica argentina, chiaramente un tango, anzi Libertango di Astor Piazzolla. Astor Piazzolla ha suonato da Francesco, un campione del mondo! L'orgoglio d'aver portato la fisarmonica in prima serata su Canale 5. Salutiamo Jaile Suarez e Julio Alvarez. Vengano i ballerini. Eccoli là, complimenti per la vostra eleganza. Complimenti, sono due miei allievi, eh? Grazie, grazie della vostra eleganza e della vostra bravura. Ma i nostri occhi e le nostre orecchie erano tutte per il nostro simpatico ragazzo. Oh, vai avanti così, eh? Vai avanti così perché vogliamo leggere che sei diventato campione del mondo e io potrò dire: l'ho presentato io a Little Big Show!